cavolo, cioè. Ah, ce ne vuole questo qui. Mi ha trovato in arena per farti capire che ti parlavo almeno 4 anni fa. Ma l'arena non era 4 anni fa. Stava per essere chiusa 3 anni fa, forse. Ragazzi, abbiamo fatto un bottino della Madonna proprio. Mm. Antanas, a che punto sei con l'oro? Antanas. Ragazzi, Antanas ha reinstallato il gioco dopo che hanno messo i mari aperti. I mari sicuri, i mari aperti. Milano, oh, serve anche lì per forza, non solo. Ve l'ho detto, Antanas, quando hai bisogno, arrivi, lo dite come al solito, il signor Trip non usa neanche Telegram, io. Non so che cosa dire, cosa fare. Scusa, sei. Com'è la merda? Sei perdonami. Riguardo che cosa? Oh, serve anche qui l'arena, ragazzi, oh. Arena Verona, arena. Hai ragione pure tu, perché sei entrato in Discord? Oro, oh, oro! Non riuscirò mai a cuocerle a puntino. Vabbè, è appena iniziato, ci sta, no? Cioè, cucinati malissimo. Portiamo via, rotto le palle. Ma gli altri due megalodonti dove li ho messi? Non preoccupatevi. No? Eccoli lì. Beh, ci vuole un po', però adesso crescono un pochino più velocemente, cioè saltano più velocemente i ranghi. Ho notato. La chiatta, ragazzi, ricordate di comprare la chiatta, il 20% in meno, Le offerte alla chiatta sono il 20% in meno. Quindi, se volete spendere i soldi, ma non spenderne troppi, sapete dove e quando farlo. No, via. Per riperla. Ah, me ne vado. È stato bello, amico. È stato bello finché è durato. Io sempre. Ah no? Io sempre, giuro, a fare compere. Terribile. Ciao Reaper, direi che non è il momento di combattere Reaper, c'è anche sul fuoco il megalodonte, è stato bello. Ciao Reaper. Vedremo poi. Se mi segui però ci provo, ma non mi seguire perché... Allora, aspetta, cos'è che devo vedere? Prima che mi tira su sto... Faccio acqua dentro. Allora, possiamo anche aspettare un attimo. Dov'è che devo andare? No, diario del pirata. Mi hai detto di andare in Topi di Sentina. Turma della rabbia. Me ne mancano due rubati. Bisogna mettersi. Mancano due. Tranne questo, me ne mancano due. Me ne mancano due. Manca questo. Questo qua cos'è? Che due rubate e via. E quest'altro cos'è? Completa autonomia e efficienza. Interno e affronta. Posso sparare. Dovrei prendere questi qui, ma... guarda, guarda, guarda. Posto, raga, posto. Vabbè, questo lo teniamo, lo vendiamo nel caso. Fortunatamente la chiamata del cacciatore non l'hanno maxata. Ragazzi, cosa facciamo? Allora, io direi... almeno portarle a 5, poi
vendere tutto e andare contro il mietitore per morire male. Dai, intanto siamo da soli. Bene, non fa. Tanto per vedere. Però prima vorrei venere con tanta meraviglia, perché ragazzi, come ben sapete, forse Trip lo sa, ma non so se Bio lo sa, Otten lo sa, ma io sono povera in questo gioco e devo alzare un po' i soldi. Ma forse anche Antana so sa che sono povera. Tanto per darvi il benvenuto, siamo felici ragazzi. Dietro le mie spalle potete vedere casa, ma non oggi. Oggi casa non è. Oh, ci stava, ci stava, bravo. Bravo, Trip, bravo. Beh, stiamo viaggiando in un momento felice. Ah, mettiamo qualcosa allora. Cosa mettiamo? Sì. Facendo quello, noi ci mettiamo. Allora, vediamo che non ci vada addosso qualche isola. Davvero? Non riesco a capire perché. È perfetta. È perfetta proprio. Allora, facciamo che... Indovinello non è il mio. La cripta del tesoro l'ultima volta è stata imbarazzante. Decifra mapper? Sì, ciao. Qua siamo messi in mano. Una cozzaglia. Dai, facciamo un'incursione al forte del mare. Dai, facciamo questa. Così abbiamo fatto anche questa. Abbiamo fatto tutto, dai. Come mai? Ah, mi fanno immergere? Qua andiamo sotto. Un duello col signore Cinerio. Dai, facciamo questa. Dai. Ma perché mi devo sempre immergere? Vabbè, andiamo a vendere. Boh. Andiamo già a vedere dove. Avanti, dai, stiamo andando a Plunder, perfetto. Però anche lì, ora, sono abituata a navigare verso la posizione, ragazzi. Comunque siete tutti contenti? Siamo tutti contenti. Facciamo in questo, però stavo perdendo un sacco di bimbi. Così. Vi prometto che le sfide del mercante non le porteremo mai in live. Vi risparmio questa cosa. Poi venerdì sera, se tutto va bene, faremo una sessione di Reaper. Ok. Non ce la faccio. Non ce la faccio, giuro. Non ce la faccio. Più forte di me dover fare. Cioè, ma da quando ho iniziato a giocare a sto gioco non ho mai sopportato. Poi mi ha messo alle rotte quelle dei relitti perduti lì. La rotta del mercante, che dovevi andare nel relitto, trovare la chiave. Fatta la prima volta come novità. La seconda mi si è buggata. La terza mi sono persa. Più fatto il mercante.
Questo almeno possiamo capire come mai. Cioè non ero da sola, quindi anche chi ha giocato con me se l'ha perso, quindi non è colpa mia. Sì, ma le rotte. Cioè, ti ricordi che noia le rotte? Io non so se agli altri ragazzi ci piace giocare al mercante. Non mi permetto di giudicare il mercante, ma... Le gabbie per prendere gli animali. Le gabbie per prendere gli animali. Dai, poi ci immergiamo a fare quella roba lì. Non dovremmo perdere sto cazzo, vero? Sto cazzo non le perdiamo. Beh, immergiamo, facciamo. Davvero? E quella potrebbe piacermi. Quella potrebbe veramente piacermi. Adesso dorata con le tre animali al centro. Cioè il porcello, la gallina e il serpente. Non è male, quella lì proprio. Dove vai? Sono un po' qui, grazie. Calmati, scherzavo, scherzavo. Perfetto. Mancava anche il riverbero del mare. Ormai è venuto un cavolo qua. A posto. Ichi, ichi, yaka, yaka. Oh, avevi rotto un po' le balle. Buongiorno, buongiorno. Per tutto il giorno. Sto perdendo la pazienza. Ti placchi? Ti fermi? Adesso vai, mi raccomando. Facciamo ancora danno, visto che i ragazzi mi hanno fatto incendiare tutta la nave, eh. Facciamo ancora danno, bravissimo, bravissimo. Vai lì. Andiamo a vedere. La vedo trovata. E dunque che c'è con gli altri, li avete venduti tutti. Ragazzi, notare, povera, poverissima. Provato. Allora, ci immergiamo così, abbiamo finito, facciamo l'ultima. Tocca farmare, ragazzi, farmare male prima di andare a fare tutti gli aggiornamenti. Questo è quanto, quindi vabbè, facciamo questa, non mi fido. Mi fido. E sto cazzo non dovrei perderne, no?
Ma non ho voglia, sono arrivato a prendere la nave con i draghi e basta. Ma non vuoi avere tutto fatto, perfetto, incredibile, tutto al maxato? Guardate, 23 a furia di fare i bigoli comunque. No, quello mi rifiuto. Ci sono cose e cose, quello... No, cose cose. Non lo so, è un'ardua battaglia, eh. Tra andare a prendere animali o prendere pesci. E non sono sicura. Dove sono le altre navi? Porca! Tena? Ma meno male che questo server stavolta sono tutti tranquilli e delicati, eh? Non... No, perché stavo talmente casseggiando come arriva qualcuno in nave, ma come accorgevo? Probabilmente in futuro, ragazzi, anche il signor Dracos comprerà il gioco. Volevo mettermi al posto del figoso, in realtà sono attaccata al pennone che guardo indietro. Mi fanno muovere, ragazzi, non mi fanno muovere. No, vabbè. Vabbè, abbiamo venduto tutto, ma che va, perdiamo l'emissario. Va bene, dai, ci sta. L'isola più brutta del mondo. Allora, di chi è stata l'idea di fare l'incursione? Ho anche la Skelly, cos'è? Ah, ma si accaniscono con me oggi? Ma dove cavolo è stata fuori la Skelly? Un po' meno fuori. Fammi vedere, questa sta arrivando a me, eh. Ci fidiamo o non ci fidiamo? Cosa facciamo? Ma dove? Beh, quello è ovvio. Però a parte... Ci sono due, eh.
Stanno fightando o stanno facendo alleanze? Secondo me so cazzi se io... Vabbè dai, mi avvicino un po'. Andiamo, eh. La scheda è fondata. Non mi sembra neanche se è lì, uno è sparita pure. Andiamo. Beh, sappiamo che se poi... Bello, poi se incominciamo qui dash così, ragazzi. Non avrò bisogno anche di cibo come al solito, andiamo. Chi è questo qua? Guardiamo chi era l'unico che avevo giocato tutto il tempo, vero? Puttana, come sono spaventata? No, no, no. Ora sì che salgo. Dai, sali su. Quindi... Bella, questa è stata una bella impressione. Gando! Ciao Gando! Grazie, grazie per essere un giro veloce. Tutto bene? Ti stai avvicinando, manca meno di un mese, Gando. Sì, dai, che poi si gioca. Cominciamo a essere tanti, eh. Ragazzi, facciamo una puttana. Dov'è che è qua il... Grazie, e prendo anche volentieri. Grandi cose, Gando! Comunque è cazzosa, eh. Guarda chi, non mi ricordo se eri tu che dovevo farti fuori o ti avevo già fatto fuori. Cazzo. Ma mi spiegate che maledizione ho con i serpenti oggi? Puttana. No! Puttana, ragazzi! Ragazzi! Affondiamo! Affondiamo, ragazzi! Oddio! Coglioni! Coglioni! Video di cazzo! Guarda di merdina! No, pistola! Momento di tristezza! Sì, sì, andiamo via! Adesso riparo! Provato! Ok, riparo! Adesso facciamo! Ok! Archibugio, ragazzi! Ripariamo! Ma voglio questo, archibugio! Secchiatina. Ma perché mi sono distratta ancora? Eh sì, aspetta. Beh, qua affonderemo, ragazzi. Però la degna conclusione di una live, va bene.
ci proviamo lo stesso. Solo che comunque si sa che loro hanno un po' di vantaggio. Ma non ci tiriamo indietro. Non è questo. Dimmi che... Ma serio? No, non posso più. Va bene. Piacerebbe, ma ormai un tempo. Mi giro piano. Più bassa. Cagate, far cagate, cazzo, me li errate tutte qua. Benissimo. Andiamo a cercare adesso. Attenzione, perché non ho calcolato il border. Ok, no. Dovremo metterci in rotazione poi tra poco, ragazzi. Ci proviamo. Due colpi li abbiamo assestati. Potevo assestargliene di meno, ero troppo veloce. Guardatevi, questa è tutta una prova che sto facendo. Ok, loro stanno girando, io provo a tirarne due. Più basso. Perdete quella. Ho preso il timoniere e ti ho preso un'altra volta. Così, lascia. Ok, benissimo. Però cerca di aver tiro. Noi ripariamo, non è vero? Io butto giù là. Perfetto, stiamo attenti al border più che altro, eh. Mi stanno aspettando. Stanno facendo, eh? La rotazione. Cazzo, ho preso vento quando non dovevo. Via. Gira, gira, gira. Perdendo tiro. Vado troppo veloce, ce lo so, ragazzi. Non vuole entrare in ottica. Due tiri posso darglieli anche se sono sbagliata qua. Sto cercando di tirarmi, di darmi il tiro da sola, ragazzi. Puttana! Putta! Gira, 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 cazzo! Mute cannoni, mute cannoni, mute cannoni! Hai provato. Hai provato, puoi anche arrivare se vuoi. Sì, sì. Bravissimo, hai pianato. Bene, grazie. Mi dai anche un tiro? Cazzo, più di buona donna. No, 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 cazzo, vado con via. Guardionare. Vado a riparare. Ovvio. Adesso questa andrà a finire male. Non ci abbiamo provato, però. No, lanciabile. Qualcuno? Quasi. Vai, abbiamo comunque un po', ce l'abbiamo fatta. Gli abbiamo fatto male. Ho fatto un piccolo errore. Ci si prova, allenamento, allenamento. Tanto gli abbiamo fatto male. Sicuramente non mi aspetto di sopravvivere. Mi aspetto di fare allenamento. La prima cosa che provo a fare di solito, non è semplice, ma non ci riesco quasi mai, tra l'altro. Ma va bene. Mutare cannoni. Adesso mi raddrizzo, ci hanno rotto anche il timone, perfetto. Prendiamo il timone. Ok. Va bene, io ringrazio, ma veramente sono una mezza chiavica. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Giro. Non ho riparato
Vado a tirare una secchiata. Non abbiamo tempo adesso, devo mutare i cannoni. O meno ci provo. Ci provo. Non posso dargli tempo adesso. Ho preso qualcosa. Interessato. Madonna. Staccati su. Staccati su. Bravissima. Ok. Benissimo, aspettiamo un attimo. Non ho tempo. Stai cazzo di parte, si è attaccato. Stai missato? Devo andare a riparare subito. Oh no, ma che errore! Questo è un errore, ragazzi, che non dovete mai fare. Ma onde evitare sta cosa? Mi faccio così, non posso dargli tiro. Non abbiamo tempo di dargli tiro. Ho sbagliato io, ricordatevi ragazzi. Devo andare giù a riparare. Ok, adesso ragazzi mi allontano un attimo, perché è il momento che devo riparare la nave, se non ce la facciamo più. Andiamo. Abbiamo riparato quello che dovevamo andare. Adesso siamo sotto troppo. Torniamo. Siamo allontanati un attimo. Abbiamo riparato per quanto potevamo riparare. Ok. Hanno fatto tanti bucherelli, eh. Però abbiamo riparato. Ok, ci siamo, ci siamo. Abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo fatto. Come si è messi con cibo? Siamo messi bene. Quando finisci le travi, quando finisci le plank, è finito di riparare. Più plank hai, più possibilità di riparare, quindi di andare avanti. Poi se finisci, dipende quante ne hai, puoi avere anche... Posto? Ma non mi piace questa lì, però. Dove vada, ragazzi, loro... Ma non voglio dargli troppo tiro. Cioè, posso provare il long shot e dargli troppo tiro, perché non ho voglia di dargli troppa soddisfazione. Le bombe incendiarie potevo evitare. Questa qua non ci arriva. Quasi. Dai, dammi tiro, lo so, ci ho messo troppo. Se mi dai tiro, ti sparo. Ok. Un po' più bassa. Questi. Mi state arraccando per che cosa? Per un pericolo? Dai. Devo riparare sotto immediatamente. Beh. Voglia le andate, no? Non dico il massimo, ma qualcuna...
quasi. E beh, questo qua era... Questi ogni volta però scappano. Che voglio dire, io mi alleno, sono felice, ma non scappate per amor di Dio. No, fuochi d'artificio magari no, grazie. Ok. Grazie Gando per la sub, benvenuto te Bigantini. Ciao Rune, cazzo sto facendo un PvP da sola. Ce l'ho fatta. Mica che fatica. Grazie per la sub. Vediamo quanto riesco a resistere. Questi agrano, hanno finito le provviste. Sbagliata questa, questa era sbagliata. Quasi. Ah, ma se ne stanno. Sono fermi? Sono veramente ancorati. Queste le ho sbagliate tutte. Tutte le ho sbagliate. E qua l'ho fatta male. Più bassa. Non riesco a prendere qua, ragazzi. Via. O hanno finito tutto questi. Che puttana, tiro. Hai tiro. No, ti devo mutare adesso. Adesso non posso sbagliarle così. No, no. Eh no, ha rotto le balle. Eccolo là. Ma me la zecchi una volta, ma la smettete di aggrare così, su. Sto imbarcando acqua. Dai che manca poco, hai visto? Sono stata un po' utile. Tanto ci stiamo massacrando così. Ragazzi, questo è il miglior allenamento. Migliore, migliore. Questi acrano, per me hanno finito le provviste. Dovrei cercare un modo per fare come prima. Cerchiamo di tagliargli la strada di nuovo. Che può essere che non ce la faccio sto giro, raga. Sto andando troppo veloce. Un rischio, eh? Un rischio. Troppo lontano, ma neanche volendo. Ci si prova, ma. Che almeno ci alleniamo con long shot, ma. Mini! Cazzo, questa era troppo. Dove cavolo è che entra? Guardala qua. Grazie, benvenuto però, grazie, grazie. Scusate, non ringrazio come devo quando... un po'. Allora, voi per me le avete finite, mi dispiace, rimango dell'idea che secondo me avete finito le... Provetti. Taran tan taran tan taran tan tan. Ti butto fuori questa, giriamo. Ho messo in ballo. Archibugio, carichiamo, che è sempre meglio averne uno in più che meno. Rifulliamo tutto quello che c'è da rifullare, ma anche il C-Plank. C-Bastio. Eccolo là. Cioè questi sono arrivati a attaccare e poi scappano. No dai, non puoi scappare però.
Scusate, ma sono felice. No, siete un po' felici. Quando succedono queste cose e sei soddisfatto, perché poi sei soddisfatto, questo non lo scoprirai dopo oggi. E sei soddisfatto, cioè, sono cose che ti segnano, non lo so. E stai andando al cinereo. Nene, cioè tu hai voluto disturbarmi mentre al cinereo mi stavo facendo bellamente cazzi mia, tra l'altro. Ma questa mossa loro? Non la comprendo la mossa loro, di andare al cinereo. Non hanno più risorse, secondo me, può essere. Terrore leggendario. Raga, scappano. Raga, vediamo se riesco a fare quello che voglio fare. Vediamo se riesco a anticiparli. Possibile, perché sono lontani loro. Vediamo se riesco a anticiparli. Sì, sono senza risorse loro adesso. Sì. No, no, ma infatti cerco di non avvicinarmi troppo. Se riesco a dargli qualche colpo, ma non mi avvicino troppo. Però voglio rompergli solo le scatole, tutto qua, non voglio... Sì, un po' di... Vedi, stanno... Ma signor Trip, tutto questo dove è andato? Cioè, incoraggiamento che di Trip, Gando, insomma, ragazzi, rune! Antanas, tutti qua. Vi love, vi love. Devo provare qualche lucky shot, ma loro sono... Lo so, non li prendo da qua, però dove provo lo stesso. Anzi, dovevamo chiudere. Però io ho qualche... Dovrei essere spostato un po' di là. Porca loca! C'ho la pelle d'oca. Attenzione. Spera che non ci sia un barile esplosivo qua. Spera che ci sia... I loro forzieri, puoi rubare il loot loro, sì. Se forzieri, tu puoi rubare il loro loot. Puoi rubare il loro loot se hai i forzieri, quello sì. Forzieri, tutto quello che hai. Puoi prendergli anche delle provviste, perché comunque te le lasciano giù. Prendere tutto quello che vuoi sulle navi degli altri. Tu sa che prima devi affondarli, ma sono ancorati? Sai che è nervoso quando non riesco a prenderle? Avvicinati, picchia il ponte, se poi... Ehi, so. Beh, fatto, gli ho mutato i cannoni, eh. Hai visto che gli avevo mutato i cannoni? Quasi. Gli avevo mutato i cannoni, hai visto? Cazzo, sto girando. Ah, mi hanno fottuto. Mi hanno fottuto alla grande, signori e signori. Sono girati per aspettarmi. Io c'ho paura. Non vero. Tanto ho già dato, cioè sono stato anche questo felice oggi. Ho fatto un bel lavoro. Guarda. Ah, si stanno allontanando? Non ho calcolato che si stanno allontanando. Porca miseria. Ah, mi stanno scappando davvero? Dai, ragazzi, sono sola. Ne ho fatto fuori uno prima. Peccato che poi andavo troppo veloce. Prima ho fatto fuori uno, l'altro... Cosa avrei dovuto fare se ho lanciato qualcuno?
Avrei dovuto tirar giù anche l'altro mentre lo stava restando, ma ero andato troppo avanti. Qua sto rischiando perché sto passando vicino. Sì, bravissimo. Infatti prima mi mutavo i cannoni per quello. Il problema è che sono andato troppo veloce, porca loca. Adesso ho sbagliato un po' di colpi. Non avevo calcolato quello. Vabbè. Ci sta. Hai rotto, mica. Per favore. Oh, così. Siamo attenti a passare vicino qua. Guardiamo il mare, ragazzi. Guardiamo il mare. Non avvicinarti troppo. Non avvicinarti troppo. Basta. Oh mi odio, oh come mi odio ragazzi, li ho sminati tutti qua. Sono troppo veloce. Come mi odio. Puttana, no, questi errori non posso farli, non posso farli. Dai, calmiamoci adesso. Va bene, dai. No, no, era troppo vento. Posso tirargli anche addosso la Skelly e sarebbe felice. Fammi finire tutte le risorse, ma io poi me ne vado. Si devo notare? Ho preso. Adesso mi butto sull'isola, giuro. Prendo un keg, glielo piazzo sotto e me ne vado. Serenata. Puttana, mi viene voglia però. Mi viene voglia così a tiro su. Aspetta, mi su. Mi giro. Meno che non hanno chiamato qualcuno. Proprio sto facendo dei lucky shot, proprio di quelli. Ragazzi, sto per fare una cosa che mi pentirò. Vado. Allora, faccio andare la nave. Controlliamo, faccio andare la nave e mi butto. Vado. Via. Faccio andare la nave e mi butto? Guardalo, ti sto aspettando. Anzi, non c'è nessuno, vado, raga. Male che va. È un rischio. Mi prende il cannone, oltre. Rischio, eh. Il rischio scandaloso. Peccato, non c'è un keg. Qua. Cazzo, messo via, spa. In due, puttana loyala. Non ho guardato l'altro. Mi diverto. Scusate, ho finito, giuro, adesso poi la finisco. Poi la finisco. Vado. La nave dove sarà andata? Questi non hanno più. Oh. E siamo lontanissimi. Vabbè. Ah.
È stato bello, raga. Vabbè. Andiamo a prenderli l'ultima volta, poi dopo ti riesci un'altra cosa. Stavano ancora secchiando, cioè, voglio dire. Cazzo, ho fatto l'errore. Oh, basta. Ragazzi! Bello. Intanto bevo un attimo. Allora. Qua siamo morti, quindi va bene. Prendiamo questo. Prendiamo questo. Arune, com'è il pass? Ok, grazie per favore. Io ho comprato da poco gioco, ma anche se entro in gioco con altri player non trovo nessuno, come mai? In che senso? Cioè, tu non trovi nessun player in PvP? Strano, perché ultimamente i server sono abbastanza pieni, eh? Non trovi nessuno con cui fare PvP? O non trovi nessuno con cui giocare? Sono strapieni, sono diventati pienissimi ormai i server. È appena iniziato? E non c'entra, perché i server sono condivisi, PC e Xbox sono uguali, almeno io ho aperto anche i PC, quindi cioè, gioco anche con i PC. Però dovrebbe essere... cioè adesso sono veramente pieni i server, sono giorni che salvo e trovo sempre PvP, cioè... Cioè, tipo, oggi non volevo fare PvP, però li ho trovati. Anzi, diciamo il vero, sono venuti a rompermi le balle mentre mi facevo bellamente fatti miei. E allora mi sono divertita. Solo che scappano, ragazzi, io non vado più a prenderli. Scappano. Pensavano di farmi male, poverini. Ma pensavo anch'io che mi avessero fatto. Cioè, pensavo da affondare. Beh, ragazzi, è stato bello, però, eh. Hai messo. Vabbè, no, voi no. Sono quelli da Xbox che devono depennare il fatto di giocare solo da Xbox o con quelli di PC. Veramente prima stavo giocando solo e il mio amico in alto mare non c'era letteralmente nessuno. Cazzo, guarda che strano. Cioè, non penso che quando salpo io solo c'è e basta. Non penso. Anche perché anche Trip trova sempre gente. Ce la troviamo tutti ultimamente. Prima erano vuoti. E a sto punto no, magari ti conviene andare a fare no. Non c'entra niente l'aggressiva. Vabbè ragazzi, abbiamo fatto un nostro porco lavoro, secondo me ci siamo comportati anche bene, questi stanno andando. Ma poi c'è una cosa strana, ovvero il che meteo è sempre così tempestoso. Vai tranquillo, Sea of Thieves. Infatti, probabilmente trovi server dove sono più pacifici. Nel senso che magari non vogliono più puffare, non vogliono rompere le scatole, magari stanno farmando. Mi sono stufa di vedere sta roba qua. Tempesta ci sta. Questo è sempre controvento. Tranquillo. Questi stanno venendo a me, no? Stanno facendo risorse. Loro non ce l'hanno più. Cazzo, ragazzi, mi compiaccio. Bene, mi compiaccio perché sono riuscita a fare delle manovre che non pensavo. Le ultime le ho mirate un po', ma ci sta. Guarda che se allora, come dice Trip, se il server è vuoto ti sposta in un altro server. Sicuro. Non penso che ci sia... ecco, bravo, fai come dice lui, prima controlla i tavoli. Vabbè ragazzi, è stato bello, questi qui comunque vagano. Ucciderli. Ciao ragazzi, ciao. E qua... Ah, volevo mettere fuoco, non so quello. Cazzo, con anche le maledette, non abbiamo usato le maledette. Stanno tornando al cinereo, poi possiamo andare. L'ultima prova, poi andiamo. Su emissari ci sono delle barchette. Se ci sono degli emissari in mappa, tipo vai al tavolino dell'oro e vedi se c'è una barchetta, vuol dire che c'è un emissario oro. Vai al tavolino del Reaper, vuol dire che c'è
Se c'è una barchetta c'è un emissario. Se non ci sono barchette sul tavolo vuol dire che non ci sono emissari del tipo. Bravo. Comunque si ottisse. Pensi di staccare tipo dopo 2 ore e dopo 3 ore sei ancora qua a giocare, capito? Si ottisse, cioè cazzo. 5, anche 6 in alcuni casi, no? Trip. No rune, o no, chiunque. No ragazzi. Beh, abbiamo fatto una bella... Ragazzi, sono veramente contenta. Non abbiamo raggiunto 5 nell'oro, però sono contenta della sessione. Ma sempre? Ah, porca miseria questa... Assolutamente, assolutamente. Ah, quindi l'hanno tolta. Ok. Un paio d'anni. Ma non è vero, da un paio d'anni, non gioco da così tanto io, ragazzi. Sto cominciando a pensare che il tempo passa troppo veloce. Non c'ho a pensare che... c'è qualcosa che non funziona. Quello pare strano anche a me. Comunque potremmo ricordare questo giorno come il giorno in cui hanno cercato di farmi fuori e li ho messo in assoluta difficoltà, ragazzi. 2 contro 1. Ciao. Non ho sbagliato nessun tiro tranne la fine. Me ne compiamo. Beh, sono riuscita a riparare, a sparare. Possiamo andare. Ciao. Andiamo comunque a un posto. Magari arrivano loro, magari no. Noi abbiamo fatto il nostro. C'è un relitto qua. No, non ce la faccio, ragazzi. Provo l'ultima volta. Però stavolta ci, mi butto addosso. Provo l'ultima volta e dopodiché andiamo. L'ultima volta, promesso. L'ultima volta, l'ultima. No, perché comunque hanno rotto le balle. Io sto facendo quella lì che mi serviva per fare le... L'abbiamo ridito? No, l'abbiamo smirato il ridito. Niente, non ci abbiamo ridito, ragazzi. No. No, 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 no. Solo il Reaper vedi in mappa, tra l'altro. Facciamo l'ultima, ragazzi, poi... Assolutamente, assolutamente. Oh, 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 oh. Se non l'avrei mai fatto. L'ha rotte loro. L'ha rotte loro. Perché come ben sapete, ragazzi, non sono competitiva. Però io l'ultimo lo devo fare. L'ultima prova la devo fare. Ultima prova. Poi se il problema persiste, vieni qui. Sì. Sì, ma bastano, eh. Cioè, se trovi tutti da con cui fightare, bastano. Anche perché poi rispawnano, quindi hai sempre con chi fightare. Poi se dopo si incazzano con te, cioè hai tutto il tempo tra le palle, basta, non ci... Oh, ma che bravi che siete. Dai, che dobbiamo andare, dai. Nessuno, allora però andare, li trovi tutti, né? Soprattutto il nuovo navale. Ma sì, magari all'inizio un po' così e adesso, ma sì, vuoi non farcela, poi ci siamo noi, Gando. I psicopatici van benissimo, Gando, facciamo la strada delle mare. Va bene, e ci fai sapere, e ci fai sapere. Figa, ragazzi, però, non potete continuare a scappare.
Forse mi vengono addosso. Forse mi vengono addosso. Non è vero. Non mi vengono addosso. Cazzo siete messi, però tu devi smettere di attaccarti. Grazie, a domani. Ciao, ciao, facci sapere, dai. Facci sapere. Na 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 na. Più bassa? No, va bene così. Più bassa? Più bassa, senti, più bassa. Senti per la signorina. Senti, ti stai muovendo, senti, devi capire che ti stai muovendo. Le ho smirate queste qua, ragazzi. Ragazzi, non me l'ha caricato. Io odio quando fai così. Questa la azzecchiamo. Non l'abbiamo azzeccata. L'abbiamo smirata. La cosa più importante, l'abbiamo smirata, ragazzi. Cioè, io merito. La più importante ho smirato. L'ho tenuta lì. No, non l'ho preso. Non l'ho preso. Non l'ho preso. Non l'ho preso. Idiota io. La sto prendendo un po' troppo con calma. Sì? Non riesco a aprire i tiri. Madonna, questo ferma i tiri per me sono un incubo. Ok. Mi fa notare. Però più alta, sto sbagliando mira, non posso sbagliare mira adesso. Non riesco a capire più il tiro, ragazzi, sto perdendo il tiro, ragazzi. Abbiamo vinto noi alla fine, avranno scatellato. No, ma abbiamo vinto. Post, possiamo chiudere. Affondata, ragazzi. Ah, posso, andiamo. Ne ho smirata qualcuna, ma ci sta perché ho messo dondolio qua. Però sono contenta, ce l'abbiamo fatta, raga. Posso andare tranquilla. Affondata, raga, affondata. Aveva l'emissario? Non mi ricordo già più, non mi sembra che avesse l'emissario. Ci sono le sirene. Mi va benissimo. Non aveva l'emissario, né, raga? No, no, niente, la possiamo andare. Ragazzi, stiamo facendo il cinereo, dovete stare tranquilli, dai, su. Che bello lì. È una sirena. Ce ne freghiamo della sirena, ragazzi? Sì, perché adesso tornerà. Va bene. Andiamo a togliere l'emissario, ragazzi. Dovevo... era una soddisfazione mia personale. Possiamo andare. Ovviamente questi ragazzi non erano capaci, cioè. Dobbiamo andare a nord, forse. Ciao. Io spero vi siate divertiti come mi sono divertita io oggi. Ovviamente mi sono più divertita adesso che andare in giro a cercare i piagnoni e i grog, eh.
Mi sono divertito. Sì. Però è stato bello, è stato bello. No, non mi aspettavo. Vabbè. Per bacco. Ciao ragazzi. Grazie Gando, grazie ragazzi. Posto. Notte Gando, grazie per essere passato e grazie per la sub. Prossima, la prossima. Ciao, ciao, dai che tra poco sei dei nostri, dai. Ragazzi, però io con le mappette non ci tiro molto. Infatti, ragazzi, abbiamo un problema. Abbiamo... Ho questo? Come ho fatto a smirarlo così? Che lo vedevo davanti prima. Ho smirato, cazzo, del ristagno, stupida io, l'ho smirata. Però vabbè, quella con col veleno l'abbiamo presa. Prossima volta non devo fare un errore del genere. Ancora però mi frega, quando mi fermo, questo ondeggiare ancora un po' mi frega. Sì, però va bene, va bene, va bene. Sono qua per imparare, ragazzi, per imparare... E beh. Oh, 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 oh no, non me lo fa più. Vedi che ogni tanto va. Si sta. Sì, sì, no, ma è fatto da Dio, eh. Però sì, mi perdo un po' la... Perché comunque il continuo dondolare ogni tanto ti fa perdere via la... Sì, sì, ci sta. Devo prendere solo... L'occhio. È un caghimare. Prendiamolo così concludiamo fondando. Sai che bello questo qua sotto. Prima se mi sono buttato a trovare un keg l'avrei messo sotto. Che figata. Due keg erano. Oh, due keg. Sì, che bello che era. Hanno... Ci hanno modificato un po' tutto. Questo mare così burrascoso sempre. Comunque oggi abbiamo trovato di tutto. Skelly, Megalodonte. Kraken, di tutto abbiamo fatto. Benissimo. E là. Un po' la deriva perché a posto andiamo dal signore emissario. Signore emissario, facciamo così, va, prendiamo questa, gliela portiamo lì. Comunque è vero, il megalodonte cotto, serpente, carne. No, non posso farci. Posso farci. Mi hanno salvato. Guarda, dovremmo fare anche quelli prima o poi. Però non so quanto prima o poi. C'era bisogno un po' di guerra. Questa qua è stata una guerra fatta bene. Dai, è andata bene.
polli e serpenti, signori. E anche un po' di pesca che non si sa mai. Dovete un attimo lì e poi via. Ma vabbè, così è. Ragazzi, ogni tanto bisogna smirare anche il dash, se no non c'è quel rituale. Abbiamo provato l'ebbrezza di metterci vestiti da oro con la nave oro. C'è qualcosa di interessante qua? Cazzo, poi ditemi che non sono un pirata. Vabbè, questo qua mi alza il mercante. Andiamo a vendere. Posso, ragazzi, noi abbiamo fatto la nostra bella sessione. È stato divertente, mi è piaciuto. Sono contento che vi siate divertiti. Niente, ci vediamo domani sera. Con la sessione PvP torneremo sicuramente venerdì sera. Notate comunque, questa piratessa è meravigliosa. E basta. Buonanotte. Buonanotte Trip, buonanotte Rune, buonanotte Simo, buonanotte Asdra, Dracos, a tutti. Dopo questa è stata la conclusione. Grazie di cuore, ragazzi. Grazie. Buonanotte. A domani. Ciao Trip, ciao ragazzi, ciao. Ciao Rune, ciao Simo, ciao.